Buongiorno amici, oggi siamo qui per sfatare un piccolo tabù sul bracco italiano, per vedere a che distanze lavora, come lavora, eccetera eccetera. E ecco qui, siamo qui con Calliope, siamo appena scesi dalla macchina. Calli, vieni qui, Calli, Calli, vieni, Calli. Eccola qui Calliope che parte, ha preso l'emanazione. Vedete, ancora non si è aggiornato, eccolo qui, 20 metri. Ecco, come potete vedere, il cane sta a 70 metri. 64, uno sembra che dentro al bosco 60 metri, 70 metri sono pochi, ma in realtà non sono pochi. Ecco qua, vediamo se torna. Ci stiamo andando incontro anche noi. Eccola lì. Vedete, ancora qua, un'altra volta, sta sui 60 metri, 70, ecco, il bracco italiano viaggia dai 100 metri ai 20 metri, vedete, 101, 105, ...121... ...129... è così, gira, prende i punti e poi ritorna. Ecco, vedete, adesso ritorna qui, adesso lo faccio vedere. Ora torna, ...66 metri. Eccola qui, 35, eccola qui. Facciamo vedere. E riparte, via, via. Ecco qui. Questa è la caccia del bracco italiano. 30 metri, 20, 50, 70, 100, 150, 20, 30, 10, 10. Così funziona la caccia al bracco italiano nel bosco. Poi ci sono anche cani, magari viaggiano molto di più, però diciamo che la caccia, che la cerca è questa. Adesso siamo sopra un costone, come potete osservare il cane è sotto, sta 40 metri. Eccola lì sotto, lì, che gira. Non so se riuscite a vedere dal video. Eccola laggiù. Forse si è intravista, vedete? Il cane va, gira, cammina. Eccolo laggiù, sta. 50 metri. Sembrano vicini 50 metri dentro al bosco, ma non lo sono. Tante volte si perde la cognizione della distanza dentro al bosco. Eccola qua. Prova a zoomarla. Eccola. È lì dentro e sono solamente 35 metri. Ma vi posso garantire che da qua sopra, se ci fosse qualsiasi persona a guardare, direbbe mamma mia quanto gira sto cane, quando in realtà sono 40 metri, per farvi capire. E comunque è una cerca funzionale, o meglio, il cane perlustra un bel pezzo di terreno e per la caccia alla beccaccia io ritengo questi sono cani ottimi, anche per questo metodo di ricerca che hanno. Il metodo,
soprattutto il metodo. Questa ovviamente è una cagna esperta, però è chiaro che vi fa un saluto, vi fa un saluto, vieni Galli, saluta, di ciao, ciao, via, dai, Ale, forza, via. Cane, sta a 50 metri, mi dà un palmare. È tornata nello sporco. 45, 49. Eccola, la sento. Ancora lì sotto. E sta risalendo. Ora vi faccio vedere come nella zona più pulita, comunque sia, il cane come prende più terreno. Vai, vai, via, su. Vai bella, vai, Ale, via, su. Siamo già arrivati a 51, a 60, vedete? Qua nella zona pulita come il cane va già, va, 70. Settantadue. Settantuno. E ancora sta tornando. Vediamo se ritorna o se cambia spalletta. Eccola lì, vedete? Cambia spalletta. Certamente io adesso faccio vedere qui da me, dove sono zone un po' più strette, però come ci sono zone ampie e il cane può andare, potete osservare, infatti la sete. Cinquantasette. 55. Ecco qua, il cane sta un'altra volta in cerca, come potete vedere siamo sempre sui 67-70 metri, eccolo qui, vedete com'è, 80 pure, è questo, dove ci sono zone 90, vedete, 92, vabbè, ora arriveremo a 100-110 penso, dove ci sono zone un po' più pulite, sono cane, si sì, ecco 100 infatti. Sono zone più pulite, il cane comunque è lunga, prende terreno, ora sta tornando, sta a 76 e ritorna, tocca punti e ritorna, senza lasciare niente al caso. Io non fischio mai, vedete, fischio poco, molto poco, solo quando mi avvicina per dargli la posizione, tipo eccola qua, ma tanto non gli fischio, eccola. Vai Galli, vai, via, su, vai bella, vai. E si ritorna, eccola lì. Ora mi sta cacciando ...44 metri, non lasciando niente dietro. Ora si sta allungando un po', 50 metri, vedete, 54, diciamo che il range di circa 60, e sulle zone pulite siamo sui 30-70 metri, però quando andiamo a alzare l'asticella, comunque qua è pulito, vedete, comincia a partire un po' di più, 80. Bravo, meno male che torna, perché qua questa è una zona buona e non vorrei lasciarla dietro, vedete, il range è questo, che sono tanti, sono tanti, non sono pochi dentro un bosco. Poi come cacciamo noi in un bosco così fitto, è molto ristretto, per me sono ottimale. Ecco, ancora un'altra volta sul range di 70-80 metri, 88, 93, vedete, no? Quando la zona è un po' più pulita il cane comunque prende metri,
98, vedi? Ecco qui, 101, 99, ora penso che sta tornando, vediamo un po', 100, 96, eccola, sta tornando, no, la intravedo? Sì, l'ho intravista, 91, 'ccola qui. Brava Gabri, vai. Poi amici, abbiamo terminato la nostra un'oretta d'interbosco per farvi vedere semplicemente come il cane gira. Galli, vieni qua, vieni qua. Ovviamente non è che quello che io metto qui è legge, che tutti i cani sono uguali. Però Galli, vieni qua. Ho scelto davvero, vieni qua Galli, Galli, vieni qua. Comunque ho fatto vedere Galli, che è una cagna esperta, che conosce il territorio. Abbiamo visto che comunque è un range di caccia che svaria dai 100 ai 20 metri. Diciamo che la media sono... Oh, il sole dove? Ecco qua. Diciamo che la media sono una settantina di metri di media. E 70-80 di media, che per i miei boschi, come siamo noi qua, che sono boschi molto concentrati, va molto bene. Poi è chiaro che cani che magari in montagna hanno possibilità di spaziare di più, magari viaggiano con una media di 100-120. Noi abbiamo visto che comunque il cane da 0 a 100, da 0 a 150 ci vanno, non è che sono cani che stanno a mezzi piedi. E niente, comunque spero che questo piccolo video ho dato anche qualche risposta a chi crede che il braco italiano, anche dentro al bosco, non ha una metodologia di cerca. Comunque sempre i brecchi della fanciulla d'Anzio, i miei brecchetti, cerchiamo sempre di migliorarci. Grazie a chi ci segue, grazie tante.